Sin dalla notte in cui la brillante esplosione di una stella è stata catturata, tra il 23 ed il 24 febbraio del 1987, gli astronomi di tutto il mondo hanno cercato il residuo collassato del nucleo di questa stella. Tale supernova è nota con il nome di SN 1987A. Evidenza di tale oggetto compatto è stata riportata recentemente in uno studio guidato da ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e dell'INAF Osservatorio Astronomico di Palermo. Lo studio si basa sull'analisi di dati raccolti in banda X dai satelliti NASA Chandra e NuSTAR e sui risultati di un modello magneto-idrodinamico che descrive la supernova e la successiva espansione dei detriti della stella nello spazio circumstellare. SN 1987A è la prima supernova vista ad occhio nudo negli ultimi 400 anni. La sua relativa vicinanza, a circa 170.000 anni luce dalla Terra, l'averla osservata sin dalla sua genesi nel 1987, unitamente al fatto che la stella esplosa è stata osservata prima del collasso del suo nucleo, rendono SN 1987A un oggetto unico per investigare i processi fisici che governano una supernova e per lo studio degli stadi finali di evoluzione di stelle di grande massa. La scoperta di una pulsar, una stella di neutroni magnetizzata in rapida rotazione, in prossimità del centro dell'esplosione, è stata possibile grazie all'analisi di osservazioni in banda X, combinata con le informazioni ottenute da un modello magneto-idrodinamico che per la prima volta ha legato tra loro in modo autoconsistente diverse fasi evolutive che vanno dall'evoluzione della stella progenitrice all'esplosione della supernova sino alla formazione del resto di supernova interagente con il mezzo ambiente altamente disomogeneo e magnetizzato. L'analisi delle osservazioni ha rivelato nella banda X più energetica la presenza di una componente di emissione non termica. Questa può essere spiegata con processi di accelerazione di particelle relativistiche al fronte d'urto del resto di supernova, oppure al centro di esso, nella regione di interazione del vento di una pulsar con il mezzo circostante. Quest'ultimo oggetto è noto come Pulsar Wind Nebula. Il modello magneto-idrodinamico è servito a comprendere quale dei due scenari è il più plausibile, grazie alla sua capacità di prevedere la posizione della stella di neutroni e di ricostruire in modo accurato l'ambiente disomogeneo attorno ad essa. Questo ha permesso di stimare l'assorbimento dell'emissione X che si origina dalla Pulsar Wind Nebula da parte di materiale stellare denso e freddo posto lungo la linea di vista. Grazie a ciò si sono potute interpretare correttamente le osservazioni e ricavare le caratteristiche della pulsar che risultano rientrare perfettamente tra quelle attese per un oggetto di questo tipo. La scoperta della pulsar permette di confermare i modelli che prevedono la formazione di una stella di neutroni a seguito di una supernova come SN 1987A ed apre la strada allo studio della stella di neutroni e della Pulsar Wind Nebula più giovani nelle vicinanze della Terra.